indagini difensive. E veramente così si completa la nostra professione, perché noi non solo difendiamo, ma proviamo, quindi il diritto alla prova è fondamentale. Ora, questa legge... Allora, beh, è specialista in criminologia clinica, conseguito ovviamente alla facoltà di medicina e di chirurgia, ha insegnato come docente all'Università dell'Aquila il corso di laurea in scienze delle investigazioni e ha ricevuto una grande quantità di premi, addirittura uno a Los Angeles per la critica epistemologica in psichiatria, oltre ad aver pubblicato ben 14 libri, di cui uno degli ultimi saggi è questo qui, che voi potete vedere qui, proprio sul metodo e contro il metodo, un libro, un saggio interessante che ha avuto la prefazione di Pierluigi Vigna e la postfazione di Ferrando Mantovani. Un libro, tra l'altro, insomma, dove ho notato e ho potuto leggerlo, molto critico, soprattutto per chi è un ricercatore e, come già stato anticipato dai precedenti relatori, insomma, c'è l'esigenza di una ricerca di una verità soprattutto dettata dal fatto che durante un processo si segnano le sorti ovviamente di un imputato, cioè di qualcuno che prima o poi, nel bene e nel male, o sarà lasciato libero, a piede libero, oppure ovviamente seguirà. Presidente, ringrazio il relatore accanto a me, ringrazio l'organizzazione che è l'avvocato, che hanno consentito a me il privilegio e l'onore di essere qua. Io ho contato nella psicologia una sette aree di intervento professionale. Ora io dico, sono filosofico, che qualunque disciplina deve conoscere il tipo, cioè ci deve essere un campo in cui io da criminologo dico no, non è competenza mia, chiamo il medico legale, non è competenza mia, chiamo il psicologo, non è competenza mia, chiamo il matematico. Mi devo fermare perché non si ferma. Si sono inventate la psicologia della criminologia, si sono inventate la psicologia giuridica, la psicologia forense, la testimonianza, che manca, la psicologia del giudice. Il trucco è nel mettere psico davanti alla disciplina. Neurologia, psicobiologia, psicofilosofia, corrispondono tutto. Ma il termine psico, in senso etimologico, significa anima, significa farfalla, soffio. Quindi la psicologia, quindi il discorso sull'anima, e siccome l'anima non esiste, è un discorso sul nulla, metafisico. Allora, cioè, se uno, in senso etimologico, è nulla, poi ti diventa criminologo, ti diventa biologo, ti diventa robusto. E ecco perché secondo me bisogna cominciare dal senso. E allora che cosa mi sono posto con me? Innanzitutto, chi è il criminologo e che cosa sono le scienze criminali? Il criminologo serve al diritto penale nella misura.